Buongiorno Rossini TV, oggi mi trovo a Pesaro davanti al liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Oggi è il 2 di aprile, è la 15ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Per questa giornata il liceo artistico Mengaroni, con il patrocinio ovviamente del comune di Pesaro, promuove un evento di presentazione di opere artistiche realizzate dagli studenti nell'ambito di un progetto scolastico più ampio volto a favorire la consapevolezza sul tema dell'autismo. Oggi avremo modo all'interno del liceo artistico di vedere proiettate delle opere audiovisive e multimediali realizzate ovviamente dai ragazzi, e non solo, tutta la città di Pesaro è stata coinvolta in questo progetto. I negozianti di corso 11 settembre esporranno le opere pittorico e grafiche realizzate dagli studenti, e in Piazza della Creatività avremo modo di assistere a una performance sul tema. Tutto questo ovviamente per sensibilizzare i giovani sul tema dell'autismo. Serena Perugini, dirigente scolastico del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Oggi 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, moltissime le iniziative, tra cui quella del liceo artistico Mengaroni. Il liceo artistico Mengaroni non poteva non esserci in questa giornata così bella. Un momento importante perché rappresenta un po' un traguardo di un percorso che è iniziato da anni scorsi e poi soprattutto si è intensificato in questo anno scolastico. I ragazzi hanno realizzato delle nuvole che animano la città, nuvole che sembrano oggetti familiari, ma rappresentano però anche qualcosa di irraggiungibile, come a volte è anche non facile comprensione la realtà dell'autismo per noi. Però ecco, un avvicinamento, andargli incontro è importante. I ragazzi si sono espressi con opere grafico-pittoriche che sono esposte nelle vetrine, illuminano le vetrine del centro storico. E quindi è un po' un pezzo di ognuno di noi, lo spunto della riflessione che questo tema dell'autismo ha scaturito nelle nostre menti, i nostri menti, i nostri cuori che si sono aperti. Si sono aperti anche attraverso immagini video, creazione di un video dove i piccoli gesti quotidiani che conduciamo rappresentano poi il nostro modo di esprimersi, il nostro modo di essere, e anche la fatica che questi gesti quotidiani nella nostra speciale specialità e diversità vengono in qualche modo vissuti e sperimentati. E la città si è illuminata anche del manifesto con i colori che richiamano l'autismo, l'immagine della nuvola e l'immagine degli ingranaggi, perché la mente della persona autistica è una mente ricca, piena, in pieno movimento, e per noi comprenderla ed avvicinarsi non è sempre semplice. Però ecco, questa giornata ci ha in qualche modo permesso di sensibilizzarci, di crescere e di avvicinarsi a questa realtà per molti aspetti ancora non conosciuta, e le studentesse e gli studenti, devo dire, sono stati veramente eccezionali nel esprimersi con la pluralità dei linguaggi che a questa scuola appartengono, per poter vivere questo percorso di sensibilizzazione nei confronti dell'autismo. Complimenti per il progetto, un liceo sempre attento quindi alle tematiche dell'inclusione. Sì, sì, cerchiamo sempre di sensibilizzare i ragazzi verso tanti aspetti e temi diversi. Lo facciamo con le potenzialità veramente che il territorio ci offre, che la scuola offre, e devo dire che le studentesse e gli studenti, affiancati egregiamente dai loro docenti, hanno realizzato qualcosa di straordinario. Ringrazio in particolar modo tutto il gruppo anche dell'inclusione, la professoressa Bastianelli, la professoressa Cecchelani, che hanno veramente organizzato una diretta streaming eccezionale, l'intervento della dirigente Belloni Alessandra dell'ufficio sesto USR Marche, che ci ha porto il suo saluto. È veramente è una figura che è sempre presente dal suo arrivo nella nostra provincia, ci sostiene e valorizza le iniziative che il nostro liceo realizza.
c'era la presenza del Consiglio regionale attraverso il dottor Biancani, che ci fa sentire sempre la sua vicinanza e anche manifesta una forte sensibilità verso quelli che sono i temi, no, dell'inclusione e oggi con il tema dell'autismo. Dottor Marco Perugini, vicepresidente del Consiglio Comunale, la dottoressa Maruska Palazzi, che è la garante dei diritti della disabilità. Ecco, tra l'altro sabato prossimo ci saranno gli stati generali per l'accessibilità e il Mengaroni sarà comunque presente. La dottoressa Vera Stoppioni, che è un'esperta, una figura che veramente ci ha aiutato anche nella formazione, perché poi tutto il percorso che voi vedete oggi sintetizzato in questa giornata è frutto di un percorso formativo veramente attento e che ha forgiato le menti degli studenti e delle studentesse. Non meno, ecco, tutto il comparto scuola. Poi tutta la città presente, i negozianti che veramente sono stati felicissimi di ospitare le opere, la città che, no, oggi si illumina con queste nuvole che veramente ci danno questo senso di un qualche cosa che sì, è vicino a noi, ma è un qualche cosa che è anche difficile da raggiungere. Perché la nuvola la vediamo, la osserviamo, però non la possiamo toccare. Loredana Bastianelli, referente per l'inclusione del Liceo Artistico Mengaroni, le chiedo di spiegarci il progetto realizzato dagli studenti. Buongiorno. Allora, abbiamo iniziato questo progetto nel mese di novembre, è un progetto abbastanza corposo che ha coinvolto 6 classi e 4 dipartimenti. Abbiamo iniziato facendo degli incontri di formazione per appunto informare i ragazzi sulla tematica in oggetto, quindi abbiamo richiesto la collaborazione di esperti esterni che ci parlassero di autismo. Poi i ragazzi, dopo questa conoscenza, hanno cominciato ad elaborare i loro progetti e le loro opere. Sono stati realizzati dei video, sono stati realizzati delle opere pittoriche che potrete ammirare anche lungo il corso nelle vetrine dei negozi, che rimarranno esposte nei prossimi giorni. Io devo ringraziare tutti i colleghi di sostegno che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto, la nostra dirigente Serena Perugini e tutte le persone che sono intervenute oggi a questo incontro. Paola Cecchelani, referente per l'inclusione del Liceo Artistico Mengaroni, piazza della creatività oggi sormontata da nuvole. Che cosa rappresentano queste nuvole? Le nuvole rappresentano un mondo altro al quale noi abbiamo deciso di avvicinarci in un qualche modo. Sono nuvole di rete metallica che i ragazzi hanno costruito anche lavorando con le loro mani e facendo fatica, perché la rete metallica quasi un pochettino rovinava, no, le loro mani, quindi hanno sudato per farle. Però sono stati molto contenti e il messaggio è quello proprio della comunità che comprende la diversità. Alcune delle nuvole sono colorate di blu, che è il colore simbolo dell'autismo, però sono tutte insieme, in realtà non sono tanto diverse dalle altre nuvole. L'unica cosa, siamo noi che siamo diventati nuvole per poterle appunto comprendere meglio, includere nella società, una comunità che si mette in gioco per averle con sé, insomma. Andrea Biancani, consigliere regionale, oggi presente alla giornata sull'autismo, e prima in conferenza lei ha parlato di un importante progetto, quello di un centro per l'autismo qui a Pesaro. Sì, devo dire che ormai sono un po' di anni che stiamo attendendo, meglio la città, le famiglie stanno attendendo questo centro per l'autismo. Io mi auguro che ormai dovremmo essere arrivati, cioè, alla fase conclusiva. La regione ha assegnato dei tecnici di fare il progetto. È sicuramente un passaggio importante, dovrebbe venire in via Vatielli, quindi nella città di Pesaro, un centro che sarà un centro diurno ma anche un centro residenziale. Sarà sicuramente molto importante, soprattutto per sollevare molte famiglie, per aiutare molte famiglie che magari hanno comunque persone in casa con il disturbo dello spettro autistico e hanno bisogno sicuramente di sostegno. E mi auguro che venga fatto quanto prima. È dal 2017 che sono state stanziate le risorse, tra una cosa e l'altra purtroppo le lungaggini sono sempre tanti, ma a questo punto mi auguro che sia veramente la volta buona.
Abbiamo parlato anche di mototerapia, di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto molto importante che mi ha proposto una persona che viene da Milano. Sono sempre di più i progetti che vedono la moto come un'opportunità anche come terapia. È un progetto che vede coinvolte le varie realtà del territorio, le varie associazioni, coloro che si occupano comunque anche di ragazzi che comunque hanno l'autismo. Noi dovremmo organizzare una giornata al Motoclub Benelli dove coinvolgeremo appunto le famiglie e tutti i vari centri, chiedendo anche alle persone che sono colpite dallo spettro autistico di venire e metteremo, come dire, portandoli anche in giro in moto per scoprire il territorio. Ovviamente sarà una bella opportunità, una bella occasione, e mi auguro che siano in tanti, che tante le famiglie che vogliono aderire a questo progetto. Marco Perugini, presidente consiglio comunale, oggi la città di Pesaro è stata coinvolta, diciamo, in prima persona in questo progetto realizzato e ideato dal Liceo Artistico Mengaroni. Sì, questa importantissima giornata celebrata sulla consapevolezza dell'autismo apre un'altra settimana molto importante, che è quella degli stati generali dell'accessibilità, che saranno il 9 aprile proprio qui nella Piazza della Creatività al Centro Attivisive Pescherie, sabato 9 aprile alle 9. Oltre 90 persone si riuniranno per ragionare, cittadini, associazioni, stakeholder, enti, su tutto il tema dell'accessibilità, un momento di restituzione e condivisione che ci servirà per redigere il piano d'accessibilità urbano nella cultura, nelle attività economiche, nell'ambito privato, nelle barriere architettoniche, nelle politiche sociali, nelle politiche educative e tanto altro. Riusciremo così riusciremo a dare in maniera non forse esaustiva, ma un termine di priorità all'amministrazione che dovrà seguire questo piano. Sarà anche l'occasione per annunciare, come la delega che mi ha dato il sindaco, l'inizio dei lavori per la redazione del PEBA, ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi il 9 aprile annunceremo insieme all'Università Politecnica delle Marche, a cui l'abbiamo commissionato, l'inizio di questo importante lavoro per la creazione di uno strumento utile a pianificare l'eliminazione delle barriere architettoniche in città. Maruska Palazzi, garante per l'inclusione del comune di Pesaro. Buongiorno Maruska, oggi riconosciamo e celebriamo i diritti delle persone con autismo. Sì, oggi è una bellissima occasione. Io ho chiesto l'anno scorso al Liceo Mengaroni di aiutarmi a rendere più consapevoli i cittadini sull'autismo. Io l'ho detto così, insomma, come un invito, ma quasi silenzioso, non è sottovoce. Hanno realizzato un sacco di opere per il corso che sono esposte nei negozi, le nuvole, il video che verrà proiettato anche agli stati generali, che poi in seguito a questa manifestazione si è realizzato, questa giornata di stati generali sull'accessibilità che faremo e abbiamo realizzato insieme al Presidente del Consiglio Comunale per la prossima settimana. Insomma, si è scatenata una giornata molto bella che accresce la nostra cultura, accresce il pensiero sui diritti, sui bisogni e ci fa accrescere anche in relazioni. Questa cosa, tengo molto a questo, ho bisogno di entrare in relazione con le associazioni, con i familiari, abbiamo bisogno di sostenere, abbiamo bisogno di aiutarli anche devono sapere che non sono soli, ecco, perché in alcune famiglie hanno una responsabilità che va sui loro figli di 24 ore su 24. Hanno bisogno di sapere che la città è presente e la città si deve rendere più consapevole e deve essere capace di accogliere maggiormente. Quindi spero che anche questa occasione sia una giornata così di aumento, di crescita, di cultura in tal senso, che è un piccolo passo, ma va bene, l'importante è farlo. Michele Albergamo, docente di sostegno del Liceo Artistico Mengaroni, che ovviamente ha preso parte a questo bellissimo progetto.
Sì, è stata un'iniziativa molto bella, abbiamo voluto implementare questo progetto attraverso una formazione sulla lingua dei segni, formazione che ci è stata fornita anche grazie alla cooperativa Labirinto, e a questa formazione hanno partecipato docenti, ragazzi, educatori che lavorano e frequentano in questa scuola. E abbiamo voluto riprodurre una parte di un brano, di una canzone, che è la canzone preferita del ragazzo con sindrome dello spettro autistico che frequenta questa scuola, e quindi è stata un'esperienza di collaborazione e condivisione che ha portato ai ragazzi a comprendere che ci sono più linguaggi per la comunicazione, quindi questo è poi diventato un aspetto fondamentale e importante di questo progetto. Mario Ansuini, docente del liceo artistico Mengaroni, che anche lui ovviamente ha partecipato al progetto per la realizzazione di queste opere da parte degli studenti. Sì, noi siamo stati coinvolti in questo progetto, io in particolar modo mi sono dovuto occupare della parte di comunicazione. Il leitmotiv di questa comunicazione è, come abbiamo visto, è la nuvola declinata ovviamente in una modalità che potesse ricreare un'ambientazione, un'ambientazione che potesse anche al tempo stesso essere molto colorata, perché il tema è un tema che non può respingere ed è stata appunto declinata in una modalità che potesse riprendere anche le ruote di funzionamento, e quindi questo è diciamo così il tema principale. Si sta per concludere questo speciale televisivo dedicato alla 15ª giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Noi ovviamente ringraziamo in primis il liceo artistico Mengaroni di Pesaro, tutti gli studenti che hanno realizzato queste bellissime opere con il corpo docenti e ovviamente con la preside Serena Perugini. E ringraziamo anche il comune di Pesaro per aver partecipato a questo importante evento. La necessità è quella di creare una comunità più consapevole dei bisogni delle persone affette da autismo. Un abbraccio da Roberta e da Rossini TV, alla prossima.